aqui no Lugo ou não? É. Há uma dragação, era uma vida. Mas está. E a missa stava dietro di me. Ma una gomma in muro, una busta dietro. Mi stavo divertendo, infatti vi vedevo. Avevo preso qualche metro perché siete partiti veloci. Poi nel fango vi ho recuperato e vi stavo dietro. Ma sta cambiando, Sì, sì. Sta pieno fiducia. Fa piacere. Potevo passarlo un po' di volte, avevo paura che non mi aveva visto e mi chiudevo. Poi così mi diverto, capito? Certo che ti diverto. Da te, scena, io moro, non stiamo filando. Ho avuto pietà. Ma posso divertirti prima, poverino. Sei accoccato con la benda qua. Vedo che tiene un po' di difficoltà a inserire lui. Ma è spenta. Capito? Fortù, bravo. Vedo che ha un po' di difficoltà a inserire. Sì. Lui. La difficoltà a inserire la moto? Non lo so, penso di no. Io penso di sì, perché l'ho visto pure più di una volta. Che in curva basta, Luca, in curva non spinge, perché lo vedo che va largo. Va bene, sempre funzionante la mia, Gimbal. Sì, sì. Hai capito? Prova a vedere in curva se riesce a chiudere la curva più del dovuto. Mi sembra di no. Dobbiamo salire per di qua. Infatti lui ha provato a infilarti un paio di volte proprio in curva. Andiamo? Poter comunque
quel tratto là è bello, quello veloce, a farlo al contrario, perché a scendere andrà la confidenza di burrone. No, la confidenza non è scendere da film proprio. Vai, a scendere là, sai dove è? La motocicletta tu fai a mano e tu continuavi a correre a pera e scivolasti, e quello è un punto. Che tu iniziassi a scendere a coppa la motocicletta e non riuscivo a fermare, correva a piedi mantenendosi sulle foglie cercando di prendere e continuavo a scendere. Non potevamo buste pere, comunque stavi pieno, no, no. Comunque sta una certa persona con un 4,50 che voglia venire. Un UFO. Un UFO. Cosa venite? Se ti assellate di nuovo, voi capite. Ma come va bene, aiuto. Si vede proprio che ti senti proprio a tuo agio. Quello gli stavo dicendo a lui, una confidenza del genere, cioè un miglioramento del genere sulla moto stradale, non l'ho mai avuto. Una cosa del genere, cioè io mo ci ho cambiato le gomme, non è che ci ho fatto che. Non è che ci ho cattato una certa notte. No, forse è più evidente nel fuoristrada. Ma infatti quello gli dicevo ieri dal gommista, qua le regolazioni le senti molto, io pensavo invece che non si sentivano quasi per niente. No, vabbè, le senti anche con sulla stradale. Ma devi essere molto più fino là. Si sentono. Io, vabbè, forse perché ho sempre avuto le sospensioni originali, quindi probabilmente qui già la cosa. Ma le gomme qua fanno una differenza, vabbè, anche là no, quando si piglia la gomma nuova, noi abbiamo sempre usato gomme semi nuove, usate, eccetera, eccetera. Ma sempre dire che fai il secondo di più, esagerando. Sì, rispetto alla tua andatura magari ti riesci a regalare un secondo. Io non so. Io dicevo ieri, disse uno che sa guidare la moto, non può non sapere guidare un po' di strada, ma forse ne sport non no, è perché la moto non sta comando a strada, quando starà come deve stare, vedrai il camminare anche un po' di strada. Così il discorso pure Mimmo, non avrà mai una moto leggera, ma certo non può camminare come cammina, sicuramente la moto non gli permette di fare quello che vuole fare lui. Lo dottor, sali? Quando la moto sta bene, devi essere tu, dici no, oggi non tengo voglia, voglio che non chiane, ma no, che non chiane, ma se tu ti voglia, puoi dare, non puoi fare, c'è qualcosa che non va. Sali? Buongiorno. Parlo Giampaolo come si deve sentire.